a tutti e benvenuto Lorenzo Mastroianni. Molto contenta stasera di poter unire due linguaggi che sono estremamente forti e estremamente importanti: la fotografia e lo spazio unico della scena. Sono tanti, no, gli esempi di persone che come te, come me, hanno questa doppia specifica: fotografia e teatro, fotografia e danza. Penso anche a Bimba del Cabus, che era un fotografo e regista e adesso è uno dei più grandi coreografi acclamati. Parliamo di un tuo progetto assolutamente unico e che io trovo estremamente affascinante. Tu sei specializzato in fotografia di ritratto. Nel 2010 inizi un lavoro di ricerca artistica sul ritratto surrealista. Di naturale conseguenza nasce il progetto Blink Circus. La FIAP, tra l'altro, di Parigi nomina il progetto tra le mostre più belle dell'anno. La rivista Vogue e AD dedicano ampi servizi a questo tuo progetto. Nel 2012 inoltre sei l'unico fotografo italiano a essere selezionato direttamente da Franca Sozzani e invitato a esporre nella galleria One Piece Art. Nel 2016 fondi la Blink Art Academy, di cui sei tuttora direttore artistico. È un teatro fotografico, un'installazione d'arte, teatro viaggiante, assolutamente unica. Un circo fotografico, uno spettacolo itinerante in stile vittoriano. Avviene tutto in questo piccolo chapiteau di 35 metri quadrati. All'ingresso c'è una breve introduzione e spiegazione per i visitatori, che sono pochi per volta. Vengono consegnate a loro delle lenti di ingrandimento che verranno usate per osservare oltre 100 fotografie in miniatura. All'interno del palco poi ci sono delle installazioni libro in stile circense, tutte contenenti fotografie in stile surrealista e tutte in miniatura. Sei tu l'autore di tutto, perché sei anche tu che costruisci le scenografie e i costumi. E quindi lo spettatore viene avvolto in questo percorso onirico. Ci parli un po' di questo lavoro, di come nasce, della scelta proprio anche dello stile circense e anche della struttura, perché è diviso in capitoli, no? Il primo dedicato a Charlie Chaplin, poi ci sono omaggi a Fellini, al fotografo Hansmann, c'è il Bauhaus, c'è Klimt, c'è Diane Arbus, cioè un mondo infinito. Buonasera a tutti intanto, mi scuso per la situazione scenica della mia band, ho subito una piccola operazione ma niente di grave. Produzione perfetta direi da parte tua, e hai colto un po' tutto quello che è l'essenza poi reale di quello che porto in giro ormai da 11-12 anni. L'idea di base era quella: io nasco comunque come un fotografo specializzato poi in ritratto. Negli anni ho iniziato a esporre nelle gallerie a parete, no? La situazione si evolveva anche abbastanza bene, ma poi ho sentito un po' l'esigenza di creare un percorso diverso per avere un pubblico diverso, quindi e fondere le mie più grandi passioni, che erano quelle della fotografia e del mondo circense. Ho avuto la fortuna di girare in Italia e all'estero sia con questo progetto, ma facendo al tempo stesso la vita da circense reale, quindi di viaggi, di montaggio del tendone, vivere comunque un incontro con i visitatori senza filtro, che è quello che poi viene dato solitamente dalle gallerie, con la proposta che è preparare un percorso, preparare i visitatori a un percorso, mentre quello che ho pensato e ho progettato io era quello di creare un effetto sorpresa, quindi stando per strada nessuno immaginerebbe mai di trovare poi all'interno una mostra di fotografia. Fortunatamente è andata abbastanza bene nel tempo, quindi molto soddisfatto soprattutto della risposta del pubblico di tutti i giorni, quindi persone non abituate magari a vivere le strutture artistiche, gli spazi espositivi, quindi persone che magari staccando dal lavoro la sera escono, vanno a visitare questo festival vari dove partecipo, quindi da teatro di strada, festival di buskers, anche di arte contemporanea, un po' tutto insomma, anche perché nel mondo circense poi c'è questa nuova ondata negli anni, quella del circo contemporaneo, che abbraccia un po' tanti settori che richiamano i primi del Novecento, quando questi piccoli tendoni dentro avevano un po' di tutto, non solo spettacoli, no? Si andava in giro con qualsiasi cosa potesse stupire. La mia idea è stata quella di fondere la fotografia, che ho amato fin da piccolo, e il mondo circense, che mi ha sempre affascinato tantissimo, no? Ci racconti un attimo questa struttura in capitoli e anche questi omaggi. Il primo capitolo è dedicato a Chaplin e poi... Il primo capitolo è dedicato a Chaplin, da lì si snoda un po' tutto il percorso, perché sono rimasto letteralmente affascinato da Luce e la ribalta, la clown, la ballerina, quindi ho voluto omaggiare quest'opera meravigliosa di Chaplin attraverso le fotografie. Da lì poi si è sviluppata tutta
tutta una sorta di tematica che va, parte dal mondo circense, ma ha contaminazioni nel gotico, nel vittoriano, e in tutti poi i maestri che mi hanno sempre affascinato in ogni settore. Io credo tantissimo nella contaminazione di tutti i lavori, e quindi questo mio tendone da circo in realtà è un grande contenitore di tutte le arti, dal cinema alla pittura, alla scultura, alla letteratura, alla musica, anche il teatro. E quindi poi l'idea di creare un omaggio anno per anno ad ogni grande artista che abbia creato in me qualche sensazione forte e notevole. Le installazioni praticamente vengono realizzate con gli scarti delle scenografie e dei costumi di scena che realizzo sul set. Una volta terminati i 20 scatti, sono molto rigido, faccio 20 fotografie l'anno in realtà. Una volta terminata questa breve sessione fotografica, viene smontato tutto e viene realizzata questa sorta di carion, chiamiamolo così. E ogni carion è un mondo a sé, che racchiude il concetto e gli oggetti che hanno un richiamo subliminale del progetto che contiene al proprio interno. Quindi un richiamo anche al precinema, quindi con la visione anche attraverso la lente di ingrandimento. E poi tecnicamente utilizzo una luce estremamente piatta per fotografare, per donare all'immagine un effetto molto pittorico, che però poi attraverso la lente di ingrandimento ritorna ad avere la terza dimensione. Quindi diverse sperimentazioni anche attraverso la luce, parlo di questo, solitamente non ne parlo mai, ma visto che siamo in un canale di fotografia, anche per i più curiosi, credo che estremamente importante, sì, attraverso anche lo studio della scenografia e dei costumi di scena tu hai costruito e sperimentato uno stile molto particolare, no? C'è chi ti colloca nella corrente artistica dello Brown, una sorta di pop surrealismo con venature di vittoriano, di steampunk, di gotico. Però, per esempio, alcune tue figure femminili di alcuni capitoli, secondo me, sono molto vicine al mondo di Jan Soudek. Però, siccome so che le etichette poi stanno sempre strette, mi piacerebbe che tu mi dicessi, senti tu, no, in questa creazione di questo stile così particolare, con anche così, con riferimenti così, così alti e anche difficili. Anche troppo alti per me, anzi sono onorato che tu abbia nominato quel fotografo. Il primo capitolo è un omaggio totale anche attraverso il linguaggio felliniano, ma che vede passare anche Soudek. Tra i miei vari riferimenti c'è anche Witkin. Nonostante quello, a livello fotografico amo anche l'esatto opposto, quindi magari maestri della pulizia estrema, magari un Rodney Smith o un Mapplethorpe. Ho incanalato quel settore lì, quello stile lì, che trovo abbastanza attraente perché riesce a darmi comunque uno sfogo, soprattutto dal punto di vista della costruzione della scena. Ci sono tanti richiami a tanti artisti che comunque ho osservato in passato, però in un certo senso mi piace mantenere poi dei riferimenti, soprattutto anche degli oggetti che utilizzo, che sono di uso quotidiano e contemporaneo, quindi per dare comunque una classificazione e un periodo storico alle immagini. E spesso poi quando vado in giro molte persone che magari hanno un occhio poco allenato pensano che siano fotografie passate e recuperate da qualche parte. Però se si osserva bene, proprio attraverso appunto la lente di ingrandimento, si riesce a capire che ci sono oggetti contemporanei. La ricerca poi del proprio stile è molto importante. Io ho frequentato la scuola di fotografia a Roma e ho avuto un grandissimo maestro di fotografia che si chiama Gianni Pignizzotto, un reporter di guerra fondamentalmente. E lui nel percorso che abbiamo fatto ci ha sempre detto di lasciare le nostre fotografie per terra, se qualcuno ce l'avesse riportata a casa avremmo trovato finalmente il nostro stile. E quindi ho sempre mantenuto ben saldo questa visione, no, del mondo, quindi di creare uno stile forte e altamente riconoscibile. Necessitavo di un evidenziatore per le mie opere importanti. Spero di averlo trovato, insomma. Riduci il formato delle fotografie rendendole tutte delle miniature. Le inserisci in una sorta di carion, di installazione all'interno del Pink Circus. Ognuna in realtà racchiude un progetto fotografico. Noi ci troviamo dinanzi a questi infiniti piccoli dettagli, piccoli particolari, ognuno tra l'altro col suo preciso significato. L'uso delle lenti di ingrandimento, che per me
lo strumento col quale mi consenti di immergermi in questo mondo surrealista, nella visionarietà. Al tempo stesso mi consenti però anche di isolarmi e di penetrare bene nella fotografia. Cosa vorresti tu dell'uso di queste lenti di ingrandimento da parte dello spettatore? Il primo progetto è stato proprio quello di presentarmi ad una collettiva a Roma con una galleria in miniatura per un solo visitatore con una lente di ingrandimento. Quindi da lì poi c'è stata l'evoluzione, sono diventate tutte installazioni nella metamorfosi degli anni, perché c'era bisogno di dare direttamente, sì o che le immagini sono forti, ma bisogna darle ancora con più forza, e quindi utilizzare una lente di ingrandimento e sbattere le persone davanti l'opera senza altre distrazioni. E quindi si è partito in maniera estremista con questa installazione da un visitatore con una lente di ingrandimento. Poi negli anni mi sono ammorbidito e ho aperto a 10 persone alla volta. E questa lente di ingrandimento in un modo o nell'altro catalizza proprio la concentrazione delle persone. Come dicevi tu giustamente, crea un rapporto molto più intimo con l'opera stessa. Evoluzioni future? Quello che partirà quest'anno dal primo festival è questo teatro fotografico. Ho preso queste 10 immagini che avevo già realizzato e ho caratterizzato questi personaggi creando una storia, facendola raccontare da 6 amici attori di teatro, quindi l'incontro tra questo carrozzone itinerante ambientato all'inizio del Novecento e questi 8-10 personaggi e le abilità speciali, un omaggio anche al mondo di Tim Burton, il mondo surrealista di Dalí. Le persone entreranno dentro quest'anno e ascolteranno prima questo audio racconto della storia di questi personaggi, che sono poi in realtà delle gigantografie, 8-10 gigantografie, e dovranno ascoltare la storia di questi personaggi. Poi, una volta terminato questo audio racconto, andranno a perdersi in quello che è poi il vero lavoro fotografico, che è il bellissimo. Molto affascinante questo progetto, ma molto bello quello che tu consenti. Tu consenti di entrare con una lente di ingrandimento non solo nelle fotografie, ma anche davvero nelle potenzialità della scena. Ed è solo immergendosi attraverso una lente di ingrandimento che si possono percepire le cose fuori fuoco, gli errori, le sbavature, i graffi. Ad esempio penso alle pareti scrostate di alcune tue fotografie. Si può cogliere l'imperfezione, che però è quella che poi fa sì che fotografia e teatro siano davvero gli unici linguaggi capaci anche forse oggi di cambiare il corso delle cose. Ti ringrazio davvero del tempo, grazie a te, racconto, e speriamo di vederti di nuovo presto dal vivo. Speriamo presto, dai, speriamo.